Ciao mamma, dimmi. Sì, arrivo subito. Ciao amici, era la mamma. Deve cucire le nuove tende in cucina ed ha bisogno di una mano per prendere le misure dal pavimento al soffitto. Vado. Ciao mamma. Ciao Leo, ti ho preparato lo scaletto e lì c'è tutto l'occorrente. Grazie mamma, ma non ce n'è bisogno. Utilizzerò il metro laser che mi ha inviato Gearbest. Basta poggiarlo a terra, schiacciare questo pulsante per attivare il laser e rischiacciarlo per prendere la misura. Fatto. Dopo aver preso le misure per le tende, mi sono fatto dare una mano dalla mamma per un confronto tra la misurazione classica e quella col metro laser. Guardate un po' il risultato. Buono direi, 4 mm in più rispetto alla misurazione con il metro tradizionale. 4 mm che possono essere dovuti alla mia imprecisione nel posizionare correttamente entrambi i metri, ma anche al margine d'errore del metro laser. Sicuramente questo tipo di prodotto può andare bene per un uso domestico, ma lo vedo più adatto a chi magari per lavoro effettua misurazioni su distanze più ampie, tipo su cantieri o per effettuare dei rilevamenti sulle dimensioni di locali per poi stimare un eventuale preventivo. Ed è a proposito di ampie distanze che ho letto sul manuale di istruzioni che questo metro è in grado di arrivare a distanze di 40 metri. Secondo il mio parere, anche se il metro è in grado di farlo, credo che sia una cosa abbastanza difficile puntare già a 20 metri un laser con una certa precisione. Magari mi sbaglio, ma questo fatemelo sapere voi nei commenti, magari lo utilizzate e ne sapete più di me. Il video finisce qua. Sicuramente questo è l'ultimo video dell'anno e quindi ne approfitto per augurarvi buone feste. Vi ringrazio come sempre per la visione, non dimenticate un like e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao!